Ciao a tutti amici alieni, benvenuti e bentornati sul mio canale. Allora, è da un bel po', lo so, che non registro video, infatti mi fa strano essere davanti alla fotocamera dopo un po' che non la uso, comunque non importa. Allora, è da un mese che devo caricarvi il video di Ibiza e vi prometto che lo farò il prima possibile. Oggi, come potete benissimo leggere qui sotto dal titolo, andrò a decolorare i capelli e fare una tinta blu. Non so cosa verrà fuori, però qui abbiamo le cose per decolorare i capelli. Lì dietro ho le due tinte, perché una è azzurra e una è blu, cioè turchese e una blu. E niente, qui ci sono i guanti. Adesso metto su i guanti, ho le mani. Zan, 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 zan. Mettiamo anche l'altro. Zan, 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 zan. Allora, voi direte, ma perché te li decolori se ce li hai già biondi? Allora, io li ho già decolorati qualche mese fa, perché avevo fatto la tinta fucsia. Per chi non mi seguisse su Instagram, trovate il link qui sotto, così potete seguirmi su Instagram e vedete le foto delle mie evoluzioni. Allora, ho un po' di ricrescita, ma non la andrò a toccare. Ho deciso di non toccare la ricrescita, andrò da fare solo da qua in giù. Adesso sono anche elettrici. E ora mi faccio la coda, preparo la cremina e ci vediamo tra un po'. Ho preparato qui la cremina blu per fare la decolorazione. Non riprenderò mentre mi metto la decolorazione in testa, ma ci vediamo quando l'ho finita di mettere, perché siccome andrò a usare appunto le mani, se devo stoppare il video non vorrei rovinare la fotocamera, quindi ci vediamo tra poco. Buongiorno! Allora, oggi è un altro giorno da quando ho fatto la prima decolorazione. Perché è così scuro? Vabbè. Quindi, oggi farò la seconda decolorazione e poi deciderò se fare subito la tinta oppure aspettare domani. Comunque, penso che oggi farò sia la seconda decolorazione che la tinta. Ora vi faccio vedere il risultato della seconda decolorazione, anche se non si vede molto bene perché oggi non c'è molta luce. Allora, voi direte che magari vanno bene così. Sì, se lascio i capelli così, sì, vanno bene così, sono omogenei, sono abbastanza chiari. Però, se io tiro su i capelli, non si vede molto, però ho ancora del rosa, che più che rosa è diventato arancione. Quindi se io vado a mettere la tinta blu sull'arancione viene verde, quindi appunto andrò a fare la seconda decolorazione per questo. Continuo a guardare sopra perché c'è lo schermetto, infatti devo guardare qua, devo ancora abituarmi. Comunque ora faccio la seconda decolorazione e ci vediamo tra pochino. Thank you.
Mi è entrato un o un sì, mi è entrato un occhio. Mi è entrato un capello nell'occhio e ora ho tutto l'occhio che mi brucia. Infatti, ora mi lavo l'occhio. Aspettiamo mezz'oretta, 40 minuti che faccia effetto la decolorazione e ci vediamo tra poco col risultato. Allora, ho lavato i capelli e ora andremo a vedere insieme il risultato. Ho già visto che il rosa è rimasto. Oddio, sembra un uomo. Ho visto già che il rosa è rimasto, quindi non so cosa fare. Ah, Dio. Ok, questi sono i capelli. Adesso andrò a pettinarli. Tipo, non so perché in questa zona qua c'è il rosa. Non so, non lo so. A parte che ho fatto proprio di quelle sfumature, cioè. Altro che hairstyle. Altro che parrucchieri professionisti. Guarda qua, ciao. Sì, ora sembro The Ring bionda, però vabbè. Un secondo. Vedi, qua è rimasto rosa. Tipo rosa pesca. Qua meno però. Dal vedere. Bel vedere. Le punte mi piacciono un sacco perché sono strabionde. Vedete, qua è rimasto un po' di rosa. Qua un po' meno, ma comunque c'è il rouge. Ma se io spengo la luce? No. Questo è il risultato. Non starei neanche tanto male, ma bionda. Senza trucco però faccio cagare. Non lo so. Cioè io volevo tipo che restassero così. Tutti i capelli così sarebbero stati una figata. E se io faccio così come sono? Oddio. Oddio mio, che cazzo ho combinato. Comunque c'è ancora dell'arancione rosa. Quindi direi che mi tocca fare la tinta. Cioè, nel senso, devo farla. Cioè, la volevo fare, l'ho comprata apposta. Solo che ho un po' paura. Se magari non mi piaccio, non so cosa fare. Non starei neanche tanto male così, però non lo so. Sarebbe da fare tipo tutta la cute nera e lasciarle biondi. Va bene, dai, vado a prendere l'azzurro e facciamo l'azzurro. Per farvi vedere meglio, sono venuta alla luce naturale. Allora, questi sarebbero i capelli. Vedi? Speriamo che non diventino verdi. Oh mio Dio. E se così fosse, amen, andrò a prendere una tinta marrone e mi rifarò mora. Comunque, se vedete che sono rossa qui, perché ho appena fatto una maschera di Primark da 1 euro. E mi trovo molto molto bene con quelle maschere. E voglio fare anche un video insieme a voi mentre provo una maschera.
uovo si chiama, una cosa del genere. Comunque ora andiamo a fare l'azzurro. Facciamo così il prima e il dopo, vediamo come sarà. Ok, sono pronta per fare il colore. Ho un po' di ansietta. Allora, il colore è questo qui. Ho preso Manic Panic della marca Manic Panic, che me è stato consigliato da una mia amica, che pure lei ha un canale YouTube, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione. Io ho preso l'Atomic Turquoise, in poche parole. Sono in ansia, vi giuro, ho una paura di come verranno fuori i miei capelli che non avete idea. Allora, a parte sto mantello che sembro non so chi, arrivato a dividere i capelli. Allora, mi vado a dividere un po' alla cavolo di cane, perché tanto ho lasciato le altre forcine di là, vado a prenderle. Sono andata a prendere, ehi tu, sono andata a prendere altre mollette. Allora, facciamo stessa parte di qua. Comunque vi devo dire che ho bruciato i capelli. Cioè, non si sono proprio bruciati, però ora vi faccio vedere un secondo. Praticamente ho visto qui, vedete questo nodo? Perché si sono bruciati, sono tutti tipo gommosi. Guardate. Ta-da! Ma venerdì mia zia verrà a tagliarmi i capelli, quindi saranno meglio. Allora, vado a mettere i guanti, che purtroppo non ti danno loro. Però per fortuna io a casa ne ho abbastanza, quindi andiamo a mettere sti maledetti guanti. Vado ad aprire l'atomico qua. Andrò a... Oddio, adesso farò un casino. Un casino! Il colore è questo. Cioè, boh, so neanch'io. Sarei ancora in tempo di cambiare idea. Ma niente, nessuno ci fermerà. Andiamo. Ho paura. Non si può più tornare indietro. Allora, lo metterò anche dalle radici, perché tanto peggio di così. Oh mio Dio, ma siamo normali? Io non voglio che si veda il giallo, perché sennò... Raga, ma cosa ho combinato? È stramorbida sta tinta. Ah, e vi dico che... Oh mio Dio. Ragazzi, aiuto! Vi dico che questo qui dura tipo... Non so neanche io dirvi esattamente quanto duri, ma comunque dura, è tipo uno shampoo, quindi non è, è un semi permanente, non ha ammoniaca e cose varie. C'ho il muro dietro che è blu e mi frego. Oddio, ma cosa sto facendo? Santissima pietà. Se mia mamma sta guardando questo video, gli saranno venuti i capelli bianchi. Oddio, verranno uno schifo. È difficile da metterli proprio, mettere questo colore molto molto bene, perché
Mi stanno cadendo anche ste ciocche. Mamma mia. Io la vedo molto 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 dura. Che mi è venuta sta idea? Boh, non so. Colpa di Billy. Mamma mia. Ma io non vado in giro con sti capelli. Stiamo scherzando? Mio Dio. Sono impazzita io. Ma veramente? Non so dove, cosa stavo pensando in quel momento che ho pensato di fare sto colore. I'm crazy. Vi giuro. Mi sarebbe tanto piaciuto fare tipo la cute blu scuro e poi la sfumatura di questo colore, però da sola. Sono già ingessita a farmi sto colore. Figuriamoci. Fare sfumature. Mio Dio. Ho ansia che non mi basti il colore, non ci vedo più. Qua non prendo il colore. Come sto parlando qua? Sto morendo di caldo, raga. Mio Dio. Perché qua vengono verdi? L'avevo detto io. È caldo. Io voglio anche registrarlo questo video perché mi sembra di essere un uomo. Tipo senza trucco, vestita con i vestiti di mio papà. E poi sempre così, si vede il doppiamento, il triplo, il quadruplo. Allora, questi sono i capelli, raga. Se questo è turchese, sarò la fattina, la fata turchina. Non so neanche io se mi stanno piacendo o meno, non capisco. Scrivetemi nei commenti se voi avete mai fatto pazzia i vostri capelli e che colori avete fatto. Passiamo con la parte sopra. Sarebbe bello anche tipo fare tutto così e avere delle... No, scherzavo, meglio di no. Cosa è meglio di no? Ma prima si fa la parte sotto sopra. Aspetta, facciamo così. Capisco forse cosa sto facendo. Colore, massa. La ciocca, altra corsa. Io vi consiglio di farvi aiutare da qualcuno se dovete fare queste cose. Allora facciamo così. Così vedo. Diciamo che mi sa che il mio colore è il fucsia. Aia, mi sono morsicata la lingua. Volevo provare a fare anche il viola. Però. Ma comunque ha delle sfumature. Ma perché non prende dappertutto? Cioè. Morendo di caldo. Ma io colori sobri mai, vero? Tutti si fanno rosse, rosse, bionde. Basta, rosse e bionde. E poi ci sono io. Faccio colori anche per chi non ha capelli. Veramente mi verranno sfumature verdi. Ma vale gli occhi. Non so se voi vedete, ma qua c'è del giallo. Sconvolta. Sono sconvolta, lo ammetto. Ma poi, ma vedete, ma perché fa sta roba? Boh. Non capisco. Aiuto. Ho messo il colore. Ora aspetto tipo boh, 40 minuti, 45, adesso vediamo. E comunque, oh my god. Ansia, ansia, ansia. Boh.
ci vediamo tra poco. Allora, eccomi qui. Ho asciugato i capelli. Questo è il risultato. Devo dire che non è proprio tutto omogeneo, come quando li ho fatti rosa. Quando li ho fatti rosa, me li ha fatti la parrucchiera, quindi mi ha fatto la decolorazione e poi appunto il rosa. È rosa. E non so cosa sia successo, ma nella fase della decolorazione, presumo, si sono rovinati un po' i capelli e allora non in tutti i punti dei capelli hanno preso il colore bene. Infatti, tipo, dietro ce li ho un po' più scuri, dopo un po' più chiari, poi ho tipo delle sfumature verdastre, non so. Comunque, il colore in sé mi piace anche. Mi piacerebbe avere un po' più ricrescita nera, tipo la ricrescita fino a qua nera. E forse mi piacerebbe di più e magari anche tagliarle un pochino così. Non so, intanto li lascio così. Mi fa stranissimo vedermi senza trucco e con un colore diverso, quindi è anche un po' quello che non so se mi piaccio o no. Comunque, scrivetemi nei commenti se a voi piace questo colore o se vi piaceva di più il rosa. Ho deciso che terrò questo qua un paio di settimane forse e dopodiché farò il blu, Blue Moon mi sembra che si chiama, sempre di Manic Panic, come cavolo si chiami. E niente, adesso mi faccio qualche fottina e editerò questo video e ve lo carico il prima possibile, ve lo prometto. Prima di fare un altro colore sicuramente vi caricherò questo video. Vabbè, sono un po' lucida, le unghie mi hanno detto addio, ieri mi hanno detto addio Erika, me ne vado, ce ne andiamo, ciao ciao. E niente, io vi mando un grandissimo bacione, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina così riceverete ogni volta la notifica di ogni mio caricamento di nuovo video e ovviamente lasciare un bel like. Ciao ciao!